Si celebra oggi, giovedì 13 ottobre, la giornata mondiale della vista, un momento di promozione e tutela del diritto alla salute visiva. Ne parliamo con il dottor Giuseppe Taratufolo, oculista e componente del Comitato Provinciale di Matera dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Buongiorno dottore e grazie. Buongiorno a voi. Allora, dottore, alla vigilia di questa giornata sono emersi, come ogni anno, alcuni numeri, alcuni dati. Oltre 3 milioni e mezzo di persone in Italia soffrono di gravi problemi della vista, come glaucoma, cataratta, degenerazione maculare e retinopatia diabetica. Un numero destinato, tra l'altro, a crescere a causa dell'invecchiamento della popolazione. Si tratta di problemi che, se non adeguatamente trattati, possono portare a ipovisione e cecità. Sì, è importante che, come tutti gli anni, quest'anno si cerca di stimolare l'attenzione di tutta la popolazione sull'importanza della vista e quindi sulla prevenzione della cecità. E quindi oggi è la giornata mondiale della prevenzione della vista, è una giornata in cui si cerca di stimolare l'attenzione sull'importanza di conservare questo bene prezioso che è la vista. Purtroppo queste malattie, a causa dell'invecchiamento della popolazione, stanno aumentando, per cui glaucoma, degenerazione maculare, retinopatia diabetica portano sempre un numero maggiore di cittadini alla perdita della vista. Ecco perché l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità celebra in tutto il mondo oggi questa giornata. In Italia viene celebrata sotto il patrocinio del Presidente della Repubblica. Vengono organizzate in questa giornata molte iniziative a livello nazionale, in 90 piazze italiane, a Matera e a Potenza. Oggi ci saranno dei gazebi che illustreranno i problemi che possono portare alla perdita della vista e quindi quelle azioni che possono essere utili per prevenire queste patologie. In sostanza, la cosa più importante è quella di rispettare prima di tutto la prevenzione in generale di tutta la popolazione, la prevenzione nelle nostre attività quotidiane, quindi utilizzare occhiali protettivi sul lavoro quando ci sono delle lavorazioni che possono esporre al rischio di schegge nell'occhio o traumi oculari, fare attenzione durante tutte le attività che possono appunto predisporci a questo, ai traumi, e poi soprattutto la cosa più importante è fare delle visite periodiche dall'oculista per mettere in evidenza eventuali problemi, perché molte di queste patologie purtroppo non danno una sintomatologia, come il glaucoma, che se non diagnosticato dall'oculista di solito non dà nessuna sintomatologia al paziente, il paziente non si accorge di avere questa patologia, tranne che in alcuni casi in cui c'è invece un glaucoma acuto. Quindi è importante, come ricordato dalla stessa Agenzia Internazionale, di sottoporsi a visite oculistiche periodiche, soprattutto prima alla nascita viene effettuato un controllo direttamente nei reparti di neonatologia, poi successivamente intorno ai 3 anni, 3 anni e mezzo è necessario fare un'altra visita oculistica e fare una visita oculistica completa, perché ci sono delle patologie che a quell'età possono cominciare a dare i primi segni, poi a 6 anni di età, poi a 13 anni e dopo i 40 anni ogni 2 anni fa fatto una visita oculistica, dopo i 60 anni addirittura una volta all'anno. Questo proprio per cercare di evidenziare in maniera precoce i primi segni di patologia che, se trattati, possono fare in modo di evitare la cecità o almeno di ritardarla il più possibile. Dottore, invece, a proposito di cataratta, se prima del Covid si operavano circa 500-600 mila pazienti l'anno, adesso per arginare i ritardi causati dalla pandemia si cerca di arrivare a 800-900 mila interventi l'anno, quindi sono davvero numeri consistenti. Sì, per fortuna, perché questa è una patologia che dalle nostre latitudini, cioè nei paesi industrializzati, non produce più una cecità, in quanto l'intervento riesce a risolvere il problema. Anche se appunto c'è stato questo ritardo, oggi, cioè da oggi in poi, verranno recuperati questi ritardi, per cui questi problemi speriamo che non si verifichino più. Invece nei paesi più sottosviluppati la cataratta continua a rimanere un problema e porta a cecità
una larga fascia della popolazione. Comunque speriamo di recuperare i numeri persi durante la pandemia, ma credo che già dai dati attuali già si vede che c'è stato un buon miglioramento, quindi comincia a essere, si comincia a recuperare tutti i numeri degli interventi persi durante la pandemia. L'Italia è al contempo all'avanguardia per le terapie, pensiamo ad esempio alla terapia genica. Sì, adesso queste sono, parliamo di terapie ancora molto sperimentali, terapie che ancora hanno bisogno di essere sperimentate ulteriormente. Ci sono soltanto i primi casi di questa terapia, però dà delle ottime speranze anche per quei casi che non si è riusciti con la prevenzione a evitare la cecità, ma è necessario fare degli interventi particolari. Sì, certo, noi abbiamo in Italia, per fortuna, c'è una ricerca che va avanti e che oltre alla terapia genica si stanno sperimentando anche dei chip che riescono a far recuperare una parte della vista. Sono ormai sperimentati, anche se non si ha una visione mai perfetta, però diciamo per uno che ha una perdita completa della vista, anche soltanto recuperare la visione delle ombre e delle luci che gli permettono magari di riconoscere soltanto gli ostacoli, già un grandissimo successo. Comunque la ricerca scientifica sta andando avanti, sta dando dei buoni risultati, però è importantissimo, voglio sottolineare comunque l'importanza della prevenzione, cioè cercare di evitare di arrivare alla cecità, quindi non aver bisogno neanche della terapia successiva. Questo si può fare con delle piccole attenzioni. Oggi dunque la giornata mondiale della vista nelle piazze italiane, stand, gazebo informativi e anche la possibilità di effettuare degli screening e delle visite previa prenotazione. Grazie al dottor Giuseppe Taratufolo, oculista e componente del Comitato Provinciale di Matera dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Le auguro una buona giornata. Grazie a voi.